Allora, settimana di preparazione a questo valore importante con il Siracusa, com'è che sta la squadra a livello di tensione, diciamo, emotiva prima di questi incontri? Come la vedi? La vedo che siamo belli carichi. Questa settimana penso che ho un problema opposto a Sulla settimana quella scorsa. scorsa, per cui si sa che andiamo ad affrontare la prima della classe. Le aspettative sono tante, l'attesa è interminabile, per cui che arrivi presto domenica, così ci sarà modo di confrontarci, penso, con un'ottima squadra, quale Siracusa, che sta facendo vedere, sta facendo delle cose molto molto buone. La partitella di ieri ha subito un pochino questo tipo di tensione, magari. No, ma lasciamo stare. Non approfondiamo l'argomento. Ma no, ma se mi dovessi basare su Sono le qualche gol partitelle che del facciamo a lunedì, esatto. giovedì, cioè io non sono mica contento quando facciamo 17 gol contro gli alieni. Per cui mi è servito per cercare di stemperare quella che può essere la carica. Non possiamo mettere in discussione i ragazzi dopo quante 12 partite di nel cose per una partita giovedì. Non lo vedo, insomma, mi sembra una sciocchezza. Infatti la domanda era una battuta, non era? Però mi è servito, ci è servito per vedere, per capire che siamo carichi, un po' troppo. Per cui io penso che la troppa carica poi ti blocchi, no? Non ti permetta di esprimere appieno quelle che sono le tue qualità. Per cui oggi abbiamo fatto un grande allenamento, hanno fatto un grande allenamento i ragazzi, disteso, con dei contenuti importanti, Scossa l'avete sentita? qualità, la La scossa di terremoto. scossa si è sentita, sì. Mi sentite? Si è vista anche nei lampioni. Sì. Ho detto rifare, ho visto. Ho detto rifare. Ma avete interrotto per qualche minuto? No. Erano aperte. Erano sul campo. Però penso, insomma, vabbè, al di là abbiamo aperto la parentesi, penso che il primo pensiero sia stato a casa, cioè ognuno ha il cane a casa. Per cui niente, cercheremo anche domani di far scorrere la giornata con la giusta tensione, perché penso che siamo partite come questa, è anche normale che la metta. Niente, però dobbiamo essere sereni e tranquilli per affrontare Siracusa. Tanto è inutile che ci giriamo intorno o che ci vogliamo nasconderci dietro a un dito. Siracusa è un'ottima squadra, però penso che anche lo Spezia sia un'ottima squadra, per cui sarà una partita aperta tra due compagini che vorranno arrivare o cercheranno di arrivare fino in fondo. Tra l'altro Sottil ha dichiarato che lui viene tranquillamente a fare la sua partita perché è proprio nella mentalità della loro squadra, non è che cercano troppi. Questa cosa qua la temi o. No, perché penso che Andrea conosca perfettamente le qualità della sua squadra, qualità che stanno dimostrando poi, di partita in partita, per cui hanno un'identità ben precisa, hanno ottime qualità e ottime anche individualità, anche loro hanno fatto dei movimenti poco tempo fa per cercare di migliorare quello che è l'organico. Io non so sinceramente se loro si ritrovano in una posizione che era preventivabile 4 mesi fa, ma adesso che ci sono penso che abbiano tutta la voglia di proseguire e di arrivare fino in fondo, no? Per cui, però la stessa consapevolezza che ho io penso che ce l'abbia anche lui, e loro inteso come gruppo, come squadra. Loro vengono a picco ad affrontare un'ottima squadra, per cui io non è che ho paura del Siracusa e tantomeno loro avranno paura dello Spezia, però è una partita da due compagini che sono piene di qualità. Ecco, l'inserimento di Marotta è stato buono, insomma, segnato, e dovrebbero rientrare gli altri squalificati in attacco, insomma, un po' la situazione com'è. Sì, io, assenze,
a parte i soliti, no? Mora squalificato. Abbiamo Mora squalificato, rientrano i tre che erano squalificati domenica scorsa, per cui è arrivato anche Guerra in più, per cui io penso che in certi reparti ho scelta, in altri qualche problema non ho proprio scelto. Ci vorrebbe un terzino sinistro. Come si dice, ho abbondanza in certi ruoli e siamo veramente al lumicino in altri. E in più oggi non c'era Buzzigoli. Per quanto riguarda il ruolo, ma ce la fa per domenica? Sì. Speriamo di riaverlo domani. Per il ruolo di terzino sinistro hai provato Madonna ieri? Non lo so, non l'ho visto. Non l'hai vista? Madonna l'ho provato anche giovedì scorso, non ieri, anche 8 giorni fa. Sì, appunto, dico. Hai già provato Madonna più di una volta. È una soluzione valida. Invece in avanti... So che Mindo sta facendo bene, molto bene il tuo ruolo, sforna più assist da basso che alto, fa gol. Quindi, partendo da sinistra si può anche accentrare e provare a tirare. Farà gol domenica. Farà gol sicuro. Dopo, come hai descritto te, accentrando, se tirando una mina, la cartella sotto l'incrocio di palla. Invece davanti c'è un po' l'imbarazzo della scelta, cioè una scelta facile. Uno starà fuori e sicuramente... qualsiasi scelta farò sarà sbagliata. Speriamo di no. No, ma si dice sempre così perché due saranno fuori. Infatti dicevo uno. Ho quattro ottimi. Non devi cambiare il modulo tutto dunque. Attaccati, per cui sicuramente la scelta sarà sbagliata. Mi auguro proprio di no. Durante la partita. Durante la partita si può sempre cambiare qualcosa. Come è successo a Piacenza. Non credo. Piacenza è successo, no, è cambiato qualcosa. Cominciato la partita, sì, no, è cambiato qualcosa da centrocampo. L'ultima trasferta, Andrea, che poi intanto ha fatto il gol della vittoria. Che magari da qui alla fine ce ne siano tante di partite così, ma ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo come caratteristica, ce l'abbiamo nelle qualità anche dei ragazzi che ahimè partono dalla panchina, perché io ripeto 11 più 3, 14 possono giocare ogni partita, gli altri però sono sicuro e sono certo e l'hanno dimostrato che in qualsiasi evenienza, in qualsiasi momento si fanno trovare pronti, questo è un dato di fatto, l'hanno fatto fino adesso e continueranno a farlo. Ecco, per quanto riguarda Siracusa, che domenica scorsa hanno giocato con Mancoso dietro le due punte. Ti aspetti che ricambino di nuovo modulo, magari giocano a tre o con due mezze, oppure con due mezze punte ad aiutare il centrocampo? Mancherà Longoni, che comunque per loro è un buon giocatore. Scusa. No, dicevo, mancherà Longoni per il ruolo di mezzala, diciamo, però potrebbero giocare altri. Loro l'ultima partita hanno giocato con i tre quarti dietro alle due punte, no? Coda e Zizzeri. La partita precedente Zizzeri era in panchina e giocavano con 2-3-1. Esatto. Penso che siano, e poi nel corso di quella partita lì hanno cambiato e si sono messi col tre quarti. Penso che siano due soluzioni che loro stanno provando, come del resto anche noi. Abbiamo due soluzioni che provate fino adesso, no? 4-4-2 o 4-3-3, che poi in base alle due fasi di gioco possono entrare 5, per cui sinceramente non lo so come giocheranno, perché hanno cambiato le ultime due partite, hanno cambiato prima una maniera poi un'altra, lo sappiamo, io penso che in entrambe le situazioni possiamo mettere in difficoltà e cercheremo di anche noi di fare, ho visto l'intervista di Andrea che loro vengono a fare la partita, sì, la loro gara, e anche noi cercheremo di fare la nostra, tenendo ben presente che Siracusa è una squadra che ha qualità in tutte le parti, a differenza magari di altre che possono avere più qualità davanti, magari meno dietro, Siracusa penso sia una squadra completa. Sta prendendo pochi gol. Sta prendendo pochi gol ultimamente. Sì. Si compattano bene.
per cui per questo dico sono bravi davanti ma sono bravi anche dietro. E quando dico dietro non sono solo i quattro. Tra l'altro è la seconda migliore difesa del campionato. Ma penso che non sia merito dei quattro della linea, ma perché la squadra rimane corta, rimane corta, c'è il filtro in mezzo al campo, c'è l'aiuto degli attaccanti. Per questo io penso che ne possa uscire una partita aperta. Tra l'altro sei stato anche compagno di squadra, no? Di con Andrea, sì, abbiamo giocato insieme a Firenze. Io mi ricordo quando ci avevano tirato l'andata che quasi c'era qualcuno, dovevamo andare via perché non erano contenti. Insomma, credo che invece abbia dimostrato di essere un buon tecnico, no? Sì. Beh, se no non arrivava lì. Mi ricordo una situazione. E perché c'è un po' di similitudine, diciamo, tra le vostre storie. Ed eccoci qua. Ed eccoci qua. 10 loro. È così, non è che, è calcio, che quindi possiamo cambiare una delle dinamiche, no? No, assolutamente. Ok, grazie. No, volevo aggiungere una cosa, io ho letto stamattina un appello da parte della gente, è la prima volta che mi ritrovo in questa situazione, per cui mi ha fatto piacere leggere e penso che un vostro collega ci ha detto che da soli non vinciamo e penso abbia ragione. In questo momento abbiamo veramente bisogno del 12° uomo in campo, che sicuramente è la gente e sono sicuro che ci darà una spinta enorme. Un po' di emozione ce l'avrai domenica con tutto questo palcoscenico, che hai sempre detto che sei abbastanza sempre freddo, cioè riesci a mantenere i nervi saldi, però ce l'avrai questa emozione, visto che poi nella gestione Volpi diciamo che forse è l'apice, come... Io penso che faccia piacere a tutti quando lo stadio è pieno, quando c'è calore, quando c'è tifo, quando c'è partecipazione, per cui... io penso che l'intendimento della curva sia stato proprio questo, facciamoci sentire perché così mettiamo un pochettino di peli d'oca, anche qua si usa dire peli d'oca a noi, perché siamo i padroni di casa e un pizzico di strizza agli altri, no? Per cui io posso solo riportare quello che mi hanno raccontato quelli che hanno vissuto questo stadio pieno, per cui probabilmente sarà la prima volta per me sicuro e per tanti altri, l'augurio è quello di alla fine dopo 95 minuti di battaglia e di lotta di andare a saltare tutti insieme su parkour. Grazie. Grazie.